Ciao, buongiorno, buon weekend. Buongiorno Matteo, benvenuto a colazione da Versilia, come stai? Tutto bene, tutto bene. Oggi cerchiamo un po' di raccontare chi sei, perché abbiamo in serbo per i nostri amici d'ascolto le tue due canzoni che faremo ascoltare assolutamente, ma intanto vogliamo anche capire chi è Burri. Raccontati un po', per iniziare. Chi è? Allora, beh, io sono un ragazzo normalissimo che vive a Verona con la passione della musica ormai da un bel po' di anni. Io nasco come chitarrista ancora quando ero giovincello, poi ho un po' abbandonato la chitarra per spostarmi sul piano e sulla scrittura in generale, quindi ho fatto questo piccolo cambiamento. Poi ho sempre scritto i brani già da quando ero a scuola, però non ho mai pubblicato nulla, era tutta una cosa un po' personale. E da quest'anno ho deciso, insomma, di iniziare a prendere le cose un attimo un po' più seriamente e pubblicare un po'. C'è stata qualche spinta che però, visto che dicevi poc'anzi, hai sempre scritto, non hai mai pubblicato. Cosa ti ha spinto poi alla fine a dire dai, ci provo davvero? Penso che sia stato appunto con Fiction, cioè avevo scritto questa canzone qua e tra me e me ho detto no, questa qua devo farla uscire assolutamente, questa qua sì, cioè questa qua devo farla produrre seriamente, devo andare in studio, quindi mi sono messo in testa tutte queste cose qua e poi è successo. È successo che poi alla fine la canzone è uscita e siamo praticamente a metà maggio all'incirca, se non vado errando. Quindi Esatto. da allora facciamo così, ce l'ascoltiamo subito perché comunque è in scaletta. Fiction è questo brano, 2 minuti e mezzo, ce l'ascoltiamo, poi dopo continuiamo la nostra intervista, dai. Fiction, la canzone di Burri che con questa mattina colazione da Versilia stavamo un po' raccontando anche che quindi il tuo percorso in musica non è nuovo, anzi parte già da un po' di tempo, da qualche anno e poi finalmente arriva la svolta con questo brano che avete appena ascoltato. Ma allora, la musica per te c'è sempre stata, ti ho detto, quindi pianoforte, prima ancora la chitarra, poi la scrittura, ma per te la musica cos'è? Cos'è stata da sempre? Per me la musica è stata proprio una valvola di sfogo, quasi come, non lo so, un modo alternativo per esprimersi. Con le parole non sono troppo bravo, devo ammetterlo, però quando riesco a tramutare quel pensiero, quel sentimento che ho e non riesco a esprimerlo come farebbero magari tutti, lo metto in musica e penso che mi riesca meglio, almeno credo Certo. io, anche le persone che mi stanno vicino mi hanno confermato questa cosa, quindi è più questo qua, più questa valvola di sfogo e questo modo Di vivere, ecco, in qualche modo vivere, così. esatto. Esatto. Bello. Vedevo anche un pochettino anche sui social che comunque porti anche un po' delle tue esperienze di vita anche su Instagram, adesso ti faccio davanti con un po' di viaggi anche. Vedo qua anche che sei stato anche te a New York quasi un annetto fa, com'è che ti piace anche te viaggiare? È bello. Viaggiare sì, è una delle cose che secondo me bisogna fare nella vita, risparmiare per viaggiare, comunque investire anche i soldi per i viaggi, sembrano quasi magari agli occhi di alcune persone soldi buttati, ma in realtà ti fanno veramente capire che ci sono persone che ragionano in altri modi, stili di vita completamente diversi, conosci anche persone nuove che magari non avresti mai detto di conoscere. Sono proprio esperienze che secondo me uno nella vita deve fare, anche perché adesso con tutti i mezzi che abbiamo sarebbe un po' sciocco non farlo, Certo, quindi ma anche ad esempio la copertina di Fiction stessa è nata all'estero, mi pare di capire in qualche modo, o è una cosa che sì, ti è nata Fiction anche. l'abbiamo girato ad Amsterdam. Ah, vedi, ecco. Siamo andati in uno studentato di un'amica di mio moroso, sì, di,
l'amorosa di un mio amico. E insomma, in realtà l'idea poi non era quella di farlo lì, però dopo quando ci siamo trovati in questo posto abbiamo visto il mood, abbiamo visto tutti i corridoi un po' graffitati, poi lì anche lì hanno uno stile di vita proprio completamente diverso dal nostro, proprio un'altra cosa. E sì, allora abbiamo scelto di girarlo lì. C'è stata questa possibilità, avevamo le videocamere, quindi abbiamo detto ma sì, Perché facciamolo qua. no? Ed è molto figo anche, comunque anche l'ambientazione è diversa, ti fa anche entrare in un mood diverso, e quindi si va. Date un occhio anche a questa copertina, ma anche un po' all'Instagram, eventualmente, ovviamente su Teoburri, sui social. Arriviamo invece ad oggi, perché praticamente è uscita fuori lo scorso 4 agosto questa canzone, ma per le radio è uscita praticamente a metà settembre. Si chiama La canzone fa lo stesso. Ce la racconti un pochettino prima di andare ad ascoltarla, perché c'è una chicca molto curiosa anche in questa canzone. Allora, fa lo stesso, è stata scritta proprio in un periodo estivo in cui stavo vivendo proprio una situazione che mi portava un po' fuori fase perché stavo vivendo delle relazioni materiali, non capivo più effettivamente se mi stavo approcciando con persone che volessero, non lo so, proprio il mio bene o era solo per una questione, non lo so, di interessi, di un po' quell'ambiente un po' superficiale, quindi anche con fa lo stesso, proprio per dire fa lo stesso, non ci pensare, era un po' tormentato, quindi ho detto fa lo stesso, non ci pensare, vai avanti, cerca quello che vuoi trovare, insomma, e Allora, avanti. ce l'ascoltiamo e poi parliamo anche ancora un po' di questo e non solo, tra poco. Fa lo stesso il nuovo singolo di Burri che è disponibile su tutte quante le piattaforme insieme anche a Fiction. Restiamo un attimino su questo brano, perché leggo nella bio anche del brano stesso che per il video della canzone è stata utilizzata, se ne parla tanto, anche dell'intelligenza artificiale, giusto? È una cosa Esatto. nuova. Con l'avvento di questa nuova tecnologia che insomma è sbucata fuori a inizio di quest'anno, febbraio, mi ha subito incuriosito. Allora, dato che il brano comunque abbastanza ricorda, ha un po' quelle sonorità funk, un po' degli anni 80, insomma, quindi ci siamo studiati questa specie di video con l'intelligenza artificiale che ci ha aiutato per appunto ricreare come se fossimo all'interno di un vecchio gioco arcade. Quindi abbiamo un po' messo insieme tutte queste idee qua e Ed è nato insomma. il video che vi consiglio di andare a dare un occhio anche questo su YouTube, È perché particolare. è molto particolare, è molto interessante. Che cosa accadrà adesso per te, caro Burri? Adesso per me accadranno un po' di cose. Stiamo organizzando per il prossimo video, quindi per la prossima uscita, e stiamo alzando un po' di più il tiro questa volta, quindi ci stiamo muovendo per fare un bel video, per fare dei bei progetti, quindi sarà un mese super impegnativo, Dai, devo allora io dire. ti aspetto qua eventualmente per raccontarci ancora altri progetti e ovviamente invito chi c'è all'ascolto a cercarti un pochettino su tutti quanti i social. Vedo che anche tu sei tra quelli con TikTok, ti ci butti anche su questo mondo, come sta andando anche lì? Anche lì sì, un po' mi ci sto buttando. Non è semplice perché uno può pensare che sia semplice, basta fare qualche video, però in realtà è più complicato di quanto sembra e poi comunque TikTok è ora come ora, penso nel mercato musicale, nell'industria musicale, ma come anche forse verrà fuori in qualsiasi altra cosa, è essenziale per farsi conoscere ora come ora, è uno strumento potente che se Certo. sfruttato bene
può dare i suoi frutti, non è semplice, Eh comunque no, non è ci vuole semplice. anche lì tanta, tanta pazienza, lo stiamo vedendo anche noi queste settimane. Allora, Teo, ti ringrazio, ti auguro dunque un buon weekend e ci sentiamo presto. Voi mi Grazie raccomando, streamate ovunque il suo nuovo singolo Fa lo stesso e anche Fiction. Grazie mille, ciao. a te. Grazie, ciao 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 a tutti.